intanto voglio sapere perché scuotevi la testa prima. No, la confusione, l'hai chiesto tu prima, la risposta del professor Galli è un po' un colpo alla botte, un colpo al cerchio. La confusione l'hanno fatta i colleghi del professor Galli, nel senso più ampio della parola, cioè l'ha fatta la comunità scientifica. La politica non può avere, la politica deve prendere atto, scegliere una strada e seguirla, ma la confusione l'ha fatta la comunità scientifica, che ha fatto fare confusione anche ai giornali, ai giornalisti e a voi che conducete trasmissioni televisive, perché se ascolti un virologo dice una cosa, se ne ascolti un altro ne dice un'altra. Dopodiché io dico una cosa semplice, se avessimo rallentato avremmo avuto più morti di quelli causati dagli effetti collaterali del Covid, e non so se il professore può smentirmi, non c'è un ricoverato grave per Covid che sia stato vaccinato. Quindi io penso che la corsa sia stata appunto un rischio calcolato che ha dato degli ottimi risultati. Allora, le do subito la parola.